Buongiorno ragazzi, siamo qua a Brumano, fa abbastanza freddino perché oggi si sale sul Resegone. Sul Resegone ci saranno all'incirca 900 metri di dislivello, perché qua siamo circa a 911 metri di altitudine, si andrà intorno ai 1750 del rifugio Azzoni, che è in cima. Sarà un percorso di circa 2 ore e mezza, diciamo, come percorrenza media. Dopo un 40 minuti si raggiungerà il rifugio Resegone, che paradossalmente è non è in cima, non è dove c'è la croce di vetta della montagna, ma è in basso, dopo una mezz'ora, 40 minuti di camminata, per poi raggiungere invece il rifugio sopra, che appunto è Lazzoni, e mangiarci qualcosa di molto buono, che è sempre bello mangiare. E ci sta, la giornata è buona, fa freschino ma non fa troppo freddo, dopo dovrebbe anche scaldarsi un pochino. E sono già stanco. Fin da quando abbiamo iniziato a fare escursioni in montagna, il Resegone è stata una delle mete più suggestive. Il percorso si avvia direttamente dal paese, partendo subito con un buon dislivello utile per spezzare il fiato o quantomeno collassare. Comunque, quando è un po' che non vieni in montagna, spezzare il fiato non è semplice, eh? Sì, anche quando spezzare il fiato in generale non è semplice. Primo tratto, il dislivello non impossibile, ma comunque abbastanza, che si sente, bello ripido come salita. Adesso penso che saremo a metà strada più o meno al rifugio Resegone. Spezzare il fiato oggi è tosta. Dopo una mezz'ora di cammino siamo arrivati al rifugio Resegone. Una piccola pausa, poi, dopo aver guardato la mappa, abbiamo chiesto alcune informazioni al titolare del rifugio, soprattutto sulle condizioni del cammino. Allora, a quanto pare, il rifugio Azzoni sopra è chiuso. Noi per sicurezza abbiamo prenotato qui giù al rifugio Resegone per mangiare per l'una, più o meno, una e mezza. C'è posto fuori, ma la speranza è che poi si liberi un posto dentro. Adesso saliamo, ho detto che non deve essere semplicissimo senza i ramponi, siccome ci sono alcuni canaloni e canaletti con un po' di ghiaccio, stanotte abbrinato, però ci proviamo, dai, vediamo, valutiamo la situazione una volta che arriviamo. Dovete sapere che io, da quando vado in montagna, che sto cercando un bastone, ma non un bastone che posso comprare alla Decathlon o da qualche altra parte. Voglio trovare il bastone perfetto, cioè di legno vero nel bosco, no, capito? E penso che qua, guardate quanti ce ne sono, potrebbe essere il posto giusto, e sarebbe anche la spada del Resegone, cioè, capito il senso? Sto cercando un legno, lo voglio perfetto, preciso, devo sentirlo mio, no, come Re Artù quando tiro fuori Excalibur. Però non è semplice trovarlo. Cioè, quanti ce ne sono? Qua potrebbe esserci anche di qui, guardate quanti pezzettini di legni. Potrei trovare, potrebbe essere il giorno giusto in cui trovo la mia spada. L'ultimo pezzo di percorso, quello subito fuori il faggeto, era veramente suggestivo, grazie alla neve presente a terra. Anche se questa, diciamo, ha creato qualche piccolo problemino. Cosa? Sono appena caduto. Attenzione, aspetta, mi sono appena fatto male anche, sono caduto come un pollo. Ti sei fatto male? È un pochino il braccio. Per proteggere la macchina fotografica. Mettiamo, aspetta che te la metto via. No, la voglio tenere. No, la metto via. Oh, che mi ammazzo. Non ce la faccio stare in piedi sul ghiaccio, assurdo. Allora, se sopravviviamo a questa salita, il punto d'arrivo è là in alto, che c'è il rifugio e c'è la croce. Avanzando verso la vetta del Resegone, il panorama si faceva poi sempre più spettacolare, con una vista a 360 gradi su tutta la zona. Arrivati in cima, però, il vento è iniziato a battere con forza.
Belli imbacuccati, siamo ripartiti per l'ultimo pezzo. Ed eccoci arrivati al rifugio Pazzoni. Vetta. Arrivati in cima, cosa dire? La vista dalla vetta del Resegone, posta a 1875 metri di altitudine, era incredibile. Un panorama unico, con il rifugio Azzoni a stagliarsi nel panorama con il suo colore rosso acceso. Ce la siamo goduta, ci siamo rilassati, abbiamo fatto un paio di foto, pronti poi per andare a mangiare. Cosa ne pensi? Come è stata? Molto bella. Bellissima camminata, una bella giornata. Difficile come camminata, secondo te? Difficile come camminata? Direi un 7 su 10. Ma difficile però si intende. Ci sono dei difficoltà, fatica, non pericolosità. Sì, ci sono dei pezzi che tirano un po', però sommando tutta la camminata direi sì, 6 e mezzo, 7 su 10. Poi la cima qua è veramente bella. Molto figo. Adesso si va a 360 gradi, bello, bello, bello. Ah, bello. E adesso si va a mangiare. Sì. Costine. Mamma mia, che buone! Madonna, quanta gente! Veramente è pieno raso. Sì, dai. Tanto so che poi mi... È arrivato il fatidico momento di scendere. Senza i rapponcini, non sono ancora caduto. Ma sarà divertente vedere quante volte cadremo senza i rapponcini. Io ho mangiato veramente bene. Ridi! Peccato che non t'ho filmato, hai fatto un bel volo. Sei andato giù proprio di culo e hai proseguito. Hai fatto finta di niente? No, mi siedo, faccio finta che mi sto riposando un attimo. Non si è accorto nessuno. 2-1, sono caduto anch'io. Ma perché sotto qua si nasconde il ghiaccio? Già le foglie qua fanno scivolare con il ghiaccio, eh. Probabilmente ho trovato Excalibur. Adesso torneremo a casa, la levigheremo, metteremo su tutto quello che c'è da mettere, pelle, cose, e uscirà un signor bastone. Me lo sento. Diamo un voto a questo percorso. Daremo un voto in base a vari parametri. Così, perché ci piace. Okay. Allora, voto difficoltà per me 6 e mezzo. 7 meno. 7 meno. Non si è impegnato abbastanza. Ci sta. Ok. Voto pericolosità del percorso che abbiamo fatto noi, che ripeto è quello da Brumano. 2. Sì, non c'è niente, si sdruccioli un po', però vabbè, niente di trascendentale. Non finite in un crepaccio e scomparite dalla faccia della terra. Scomparite? No. Non lo so. Ma... esiste scomparite? Scrivetelo nei commenti. No, beh, dopo allora. Voto cima, quindi la bellezza della cima. 9. 9. Bellezza della cima si intende anche il panorama che si vede su e tutta una serie, certo, di fattori. Invece il voto percorso panorama, quindi la bellezza di tutto il percorso che abbiamo fatto, dalla base fino ad arrivare alla cima. Allora, prima 7. Parte carina, però poi tutta la parte 7. Del bosco non ha il panorama, 7. Quindi, complessivamente, se ci uniamo tutti quei voti qua, il voto pericolosità non può andare a influire nella media, sì, cosa fai così. Quindi direi voto complessivo 8, sì. Mezzo. 8 e mezzo. È stata una bella escursione. Sì. Quindi è stata una bella escursione. Alla prossima, ciao a tutti.